Bimbe, dobbiamo andare a far colazione al bar? Ciao, Sì, amore. sì, sì. Amore, sì. Eh? Poi accompagniamo Daniel in stazione, ok? Cucciola. Cucciolina. Amore. Vane, vado giù a bere il caffè. Poi ti richiamo, vengo su, ok? Stiamo andando al bar a fare colazione. E Ani, cosa prendi? Boh, non lo so. Io la brioche alla Nutella, ciao. Abbiamo fatto colazione al bar. Solo che ci siamo dimenticati. Sì, non vi ho ripreso perché mi sono messa a chiacchierare, ma tu cosa hai mangiato? Racconta. Allora, la brioche con la Nutella. Sì? Anche E io l'estate lì. brioche con la Nutella, due vanno a essere estate come Esatto. Allora, adesso siamo venuti in farmacia. Raccontiamo perché, Vanessa, cosa vuol fare la mamma? me. Allora, come stavo dicendo, siamo venuti in farmacia perché ho deciso di smettere di fumare. Oltretutto c'era una persona che mi scriveva sempre: "Ma Romina, ma fumi?" E io non gli rispondevo, anche perché avevo già in testa questa cosa di voler smettere di fumare, perché sono veramente tantissimi anni che fumo. Però negli ultimi 10-12 anni invece ho iniziato a fumare la sigaretta elettronica, ma non è servito a molto, anzi forse ha peggiorato la situazione perché ce l'ho sempre in mano e si notava anche nei video, perché in ogni scena in cui si vedeva la mia mano c'era la sigaretta. Quindi ho deciso di smettere di fumare. Siamo andati in farmacia perché ho bisogno di essere aiutata dai cerotti e più tardi, tra un paio d'ore, i miei cerottini arriveranno e io metterò il primo e vediamo come va. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se secondo voi ho fatto la scelta giusta e supportatemi soprattutto perché ne avrò bisogno. Adesso invece andiamo a fare due compere al Iniezione. supermercato perché ragazzi, voi non sapete che, non vi abbiamo ancora detto una cosa importantissima, che oggi vedrete per la prima volta. Cucciolè, chi facciamo vedere oggi per la prima volta? E chi è Daniel? Daniel. Esatto, bimbe, perché lo accompagniamo in stazione. Perché dove va Daniel? Va a Roma per una settimana da un amico che compie gli anni e lo ha invitato al suo compleanno. Quindi adesso andiamo a prendere due cosine al supermercato e poi. Daniel, Ah, poi andiamo a prendere anche nonna Elisa, eh. non sapevo che compiava gli anni. Sì, il suo amico di Roma, sì, compie gli anni. Poi andiamo a prendere anche nonna Elisa perché anche nonna Elisa vuole salutare Daniel. Allora ci vediamo tra pochissimo. Abbiamo fatto tutto, adesso andiamo a prendere nonna Elisa e finalmente Daniel e lo portiamo in stazione. Ti dispiace che parte Daniel? Un pochino? Ma poi torna, dopo una settimana torna, eh? E ce lo coccoliamo tutto. Va bene? È anche giusto che lui vada a trovare gli amici, eh? Sì, poi era compleanno. Siamo arrivate sotto casa di Daniel, stiamo aspettando che scende. Ricordiamoci di dargli i biglietti se non rimane a Novara. Ma chi c'è qua con noi? Nonna Elisa! Ci sono anch'io, devo salutare il mio nipotino che va a fare una vacanza E certo, e quindi ci dovevo essere, assolutamente. ok? Ma che bella maglietta tutta colorata, Ciao! fantastica. Vero? Sembri Picasso. È la Allora, moda, è la moda. adesso devi andare dietro, perché Sì? Danielino dietro Ok, non c'è ci sta. sta, e Ci vado quindi io. poi lo Ci vuole un seggiolino salutiamo. anche per me. Non c'è, Mi però incastro se tra di qualcuno loro. vuole offrire il proprio seggiolino alla nonna, non ridere, che a una certa età bisogna si torna indietro. Ma non è il Speriamo di tuo no, caso, ma non è il no, tuo io caso, sto no, no. scherzando. Ragazzi, tra poco, oggi è il Sei. 6, tra 7 giorni è il mio compleanno. Vediamo quanti di voi mi faranno gli auguri, Quindi il ok? 13 13 settembre. Va settembre. bene, scrivete nei E commenti. mi dite anche quanti ne dimostro. Guarda, su questo sei rovinata. A me ne hanno dati 60 a luglio. Oh, addirittura. Esatto, quindi Allora. aspettati qualsiasi cosa, ma Va mi raccomando, bene. scrivete nei commenti il 13 settembre. Tanti auguri, nonna Ok? Elisa. Ciao, un bacio. Cuccioline e cucciolini. Allora, siamo in stazione con il nostro fratellone che sta per partire, mancano pochi minuti e deve prendere il treno, quindi salutiamo Daniel. Ciao Dani, ci vediamo prossima settimana. Un bacione. Allora, mi raccomando Dani,
fai il bravo, comportati bene e ci vediamo tra una settimana. Siete tristi? Un colpo di telefono, magari no? Sta arrivando. Pochino? Danielino se ne sta andando insieme al suo amico Daniele e speriamo che si divertano tanto. Questa è la prima esperienza di Daniele in cui va via da solo in vacanza, quindi speriamo vada tutto bene. Io ho un po' d'ansia, però è giusto che faccia questa esperienza, prima o poi toccherà anche a voi, ma molto poi che prima, cioè verso i 30, 35, forse 38, va bene? Io sono vecchietta e voi mi porterete con voi. Ehi, cos'è quella faccia? Tu che mi hai sempre promesso che sarai con me, ho visto una faccia un po' particolare, deludente. E invece Vanessina? Scusa? Non ho capito bene? Vuoi andare solo con una mia amica della classe? Non ho capito, cosa hai detto? Vuoi andare solo con una mia amica della classe e poi un altro giorno vado solo con te. Della classe. Allora, abbiamo già cambiato le carte in tavola. Prima era solo con me, solo. E hai detto che se andavi a bere un aperitivo mi portavi. Adesso mi stai già escludendo. Comunque vieni con la nonna, dai. Vieni a ballare con noi. Mi sa che andiamo io e te a ballare. Va bene, andiamo a casa che dobbiamo chiamare subito Daniel. Lo stresserò tutto il giorno. Sì. Io sono tranquilla. Ma sì, anch'io sono tranquilla, però vabbè, insomma, normale, la mamma. A 17 anni. Siamo venuti a prendere da mangiare a Gasper. Sì. E c'è un acquario. Io ho detto, guarda, mamma, c'è un pesce che è così. E dov'è questo pesce? È il pesce che si mangia tutte le impurità dentro l'acqua. Beh. Ma guardalo, è attaccato, è una ventosa, attaccato al vetro. Ma qua non lo diamo un po' di cibo. Non lo so se si può, no, lascia stare, prima che li uccidiamo, che gliene diamo troppo. E questo che cos'è? Questo... È cibo, no. Mi sto facendo il cibo. Andiamo, so dai. Cos'è. Quello è il cibo, perché il cibo fa così. Va in profondità, sì. Darsi. Ascoltate, andiamo a casa così diamo da mangiare a Gasper e mangiamo anche noi. Non avete fame? A mezzogiorno? Andiamo, cucciole, dai. Sì. Allora, tu Vanessa oggi vuoi fare la ceretta? Sì. Perché inizia la scuola tra poco? Vediamo, dai, andiamo. Che sia ben chiaro, io e nonna Elisa, che è appena andata via, cioè stamattina l'abbiamo lasciata, poi lei è tornata dopo pranzo e mi ha aiutata terribilmente a fare ordine negli armadi. Questo è l'armadio di Vanessa, che a te interessa poco, però guarda, qua ci sono due scatoloni con i vestiti che a Vanessa non vanno più, belli, e che ho tenuto per te, per quando sarai un pochino più grande. Prendi. Questo è l'armadio di Vane e non c'è più niente, guardate amici, ridotto, ma voi non potete capire cosa c'era. Anche qua sotto, Anastasia, guardami. Cosa stai facendo? Poi spiega perché sei così eccitata, ma lo spieghiamo alla fine del video. Qua era pieno di cose che non si usavano, adesso ce ne sono lo stesso tantissime, incredibile. Questi sono tutti i tuoi cappotti, ok? Poi ci sono degli abitini. Ok, basta ora. E poi basta. Adesso invece apriamo il tuo. Apro io. Allora, aspetta, ti dico solo una cosa. Questo armadio ha tre ripiani, tre. Lo so. Gli ultimi due in alto non li abbiamo fatti perché eravamo distrutte. Guarda amore, ma non c'è più niente neanche per te amore, andrai in giro nuda quest'inverno. Allora ti spiego. Siete dimenticati di mettere. No, eh sì, perché erano nuove, erano ancora così. Ti spiego, se non ricordo male, allora questo è il tuo, questo è di Vane, ok? Intanto lo so che fra... Queste sono all'incontrato, vedi che delle loro Vanessa ha già le... Vabbè, ma fa niente, tanto Vanessa, Anastasia, quanto ora. Stima, ma devi stare zitta un secondo. Ma quello lì l'ho già fatto quando siamo tornati dalle vacanze. Questo è di Vanessa, ordinatissimo, il tuo è di là. Ah, vieni, ti faccio vedere, perché di là ho appeso altri vestitini. Ma Vanessa, Anastasia, guardate ragazzi, voi non ci potete credere. Questi sono tutti i sacchetti che andranno in beneficenza. Ma vedete quanti sono? Che daremo ai bimbi poveri. No, quello, il tuo armadio è questo, Anastasia. Vieni, Ani. E voilà! Guarda quanti abiti. È mio? Sì. È tuo, era di Vanessa. E l'ho messo a te perché è ancora bello e nuovo. Quest'anno noi ci siamo scordati. No, ancora è grande. L'ho messo di qua perché è un estivo. Guarda, posso metterlo con la giacchetta questa, anche questo. Ma allora, sì, certo, anzi. Wow! Hai visto? Aspetta che accendo la luce. Hai visto quante cose carine, nuove? Sì.
E anche qua, Anastasia, no, quello è mio. Anastasia, ascoltami, avevamo talmente tanti abiti che la metà della metà di quello che avevamo l'abbiamo lasciati qui, non li abbiamo nemmeno portati in vacanza. Perché? Ora vi dico una cosa che io sono emozionata. Ok, perché? Io. Ve lo dico dopo il perché, perché Anastasia non mi fa parlare. Aspetta che chiudo, se no entra il gatto. Ciao. Se no entra il gatto. Allora, spiega perché sei così eccitata. Perché? Sì. Domani? Sì. Cosa succede? Andiamo a Roma. Madonna, Anastasia, ti fai male, non andiamo, andiamo da nessuna parte. Andiamo a Roma. Sì. Guardate. Anastasia, smettila. No. Ani, Anastasia, calmati. Non ti porto da nessuna parte, guardate, se fai così. Guardate. Con la fiola. Boom. Ok, domani dovremmo riuscire ad andare a fare gli ultimi due giorni di vacanza, perché lunedì inizia la scuola. Dov'è lo zaino? Due giorni, Sì, con degli amici. Due giorni, proprio due giorni. Andiamo insieme ai nostri amici, che poi faremo vedere, perché poi faremo il video del viaggio. Ricordate, Raffaele Antonio, sì. È loro. Esatto, se ve lo ricordate, scrivetelo. Dove? Nei commenti. Esatto. Allora, ma c'è un'altra notizia stupenda, e qui sono io che dovrei saltare, non tu. Io lo so. Quale? La notizia. Sì, amore, te l'ho detto prima. Quanti iscritti siamo arrivati? A 1303. Se eravamo a 1303 iscritti, mi buttavo giù dalla finestra. 100.000 iscritti. Devi dire grazie a tutti questi 100.000 iscritti. Grazie a tutti. Ma quanti 1000 iscritti? 100.000, non 1000. 1000 sono pochi. 100.000. 100.000? Ma devo salutare qualcuno. Iscrivetevi ancora. Di. Sì, devo salutare qualcuno. Chi devi salutare? Allora, ce ne sono tantissimi. Come si chiamava quella là? A me lo chiedi. Io non ricordo nemmeno come ti chiami tu. Come ti chiami? Maria Giulia. Ah, sì, Maria Giulia. Maria o Giulia Maria. Boh. Forse no, Giulia. Maria Giulia. O Giulia Maria. Vabbè, ma tanto lei ha capito che si tratta di lei. Dai, sì, quante Maria Giulia ci saranno al mondo? Tante. E Maria Giulia e Maria. Poi. Aspettate. Devo vedere una cosa, guardate. È sul mio telefono perché io ho fatto una foto. Perché su questo gioco tu puoi fare uno screenshot. Ho guardato e dobbiamo salutare Ambra e Maria Giulia, pure un'amica di una nostra fan, anche lei, però non mi ricordo come si chiama perché non mi ha detto il nome, forse me l'ha detto ma non trovo la foto. Va bene, va bene. Ok, intanto è arrivata anche Vanessina, ma stai calma, ringraziamo i nostri 100.000 iscritti. Grazie a tutti. Grazie mille ai 100.000 iscritti. Pazza. Anastasia, io sono sicura che tu ti farai male e non andiamo a Roma, ma andiamo in ospedale. Ragazzi, continuate a scrivervi e saluto anche Serena. Ciao Serena, ciao. Ti è venuto in mente in questo momento, saltando qua e là, il cervello ha resettato. E Maria Giulia, ciao Alba. Va bene, adesso calmati. E Serena. Sì, l'hai già detto, Maria Giulia, sì. L'hai già detto 15 volte. Vanessa. E poi? Io concluderei qua. Prima. Oh. Però si chiama. Va bene. Allora, Vanessa, sei contenta? Sì. Che andiamo a Roma? Sì. O dei 100.000 iscritti? Tutti e due. Anch'io. Io, no, di più che andiamo a Roma. Io di più che dei 100.000 iscritti. No, comunque, però, dopo tutta questa fatica. Il regalino che ho fatto a mia mamma. Guardate, il regalino che ho fatto. È pazza. Guardate, non sono qua. Sì, no, ma mica tu, la zanzarina che avevo, una zanzarina un po' folle qua. Guarda, che bellino. Ma non l'avevo mai vista. No, grazie amore. Questo lo porterò sempre nel cuore. Guardate. Wow, ma è stupendo. Ma la cucina. Ma queste sono quelle che trovavamo, no, in crociera. Nell'uovo di Pasqua. Va bene, ragazze, andiamo a fare gli zainetti, perché domani, sì, parte. Pensa se non partiamo. No, facciamo lo zainetto, ragazzi, dobbiamo stare due giorni proprio. Salutiamo i nostri 100.000 iscritti. Che sono? Anastasia, ti devi calmare. Devo dirvi una cosa. La mamma ora fa uno short che noi facciamo lo zaino, vero? Può darsi, poi mi leggi nel pensiero, ma il dente, Ani?
Secondo me ti cade Roma. Ma che la fatina di Roma è tirchia, eh? Che vuol dire? Che non porta soldi. È un po' manazza. Posso fare una cosa? Se no ti porta una carbonara. Secondo me ti porta una carbonara. Mi guarda solo Vanessa. No, vabbè, aspetta, salutiamo, salutiamo. No, devo fare il video, però non guardare. Devi fare il video? Sì, non guardare. Ok. Ma riguarda fatina di Roma, ti auguro un bel viaggio. L'hai visto? No, però ho sentito. Dai, salutiamo.